siamo qui per fare degli scherzi telefonici. Quindi iniziamo subito con un numero perché abbiamo le pagine bianche qui. Scusate, sì. Vicini, vi stanno. Abbiamo una quindicina di minuti perché poi dobbiamo andare a mangiare la pizza. E faremo anche un vlog. Sì. Fantastico. Allora, ragazzi, iniziamo. Ci abbiamo messo il numero e non lo diciamo per privacy, però chiamiamo. Un attimo, vi copro il numero e vi faccio vedere che stiamo chiamando. Ok. L'hai fatto vedere poi alla fine. No, vabbè. Non si è visto. Ah, vabbè. Così. Tanto. Scusate. Vicini rumorosi. Pronto? Sì? Siamo quelli della team. Sì, dite team, che cosa desiderate? Vogliamo farvi un'offerta. Un'offerta? Sì. Va bene, ditemi che offerta mi volete fare. Consiste in praticamente 10 euro al mese e avete 400 minuti SMS illimitati verso tutti e poi 4 giga di internet. Costa solo 10 euro. Benedetta chi? Non sei Benedetta? No, non sono Benedetta. Sicuro? Sì, sono Benedetta, ciao. Benedetto, ho conosciuto. Mi sto cantando col center. Tu? Eh? Tu? Tu, zia. Ah. Sto lavorando in un call center. Sei qua? Sì, sì. Tutto a posto? Tutto a posto. Mamma sta a casa. E tu dove stai? E io sto a casa. Ah. Benedetta, ma sicuro che sei Benedetta? Tengo qualche dubbio. Sì, sono Benedetta. Tommaso dove sta? Boh. Ti piace la libertà? Benedetta. Sì. Io c'ho la febbre. Io c'ho la febbre. Sì. Veramente? Sì. Ah. Poi in questi giorni ti vengo a trovare. Vieni da Roma, mi vieni a trovare? Sì. Va bene. Se ci riusciamo. Va bene. Ok. Ci sentiamo domani. Va bene. Ciao. Ciao. Abbiamo Benedetta, ecco qua. 0223 991518. Sarà qualche storda, vero? Ma zia! Zia, come stai? Non ci vediamo. Scusate, mia nonna. Siamo. Zia, sei tu? Ah, perché volevo dirti se vuoi mangiare la pizza con me. Zia, ma sei tu? Zia, ma sei tu? Vabbè, abbiamo sbagliato il numero. Zia. Abbiamo sbagliato il numero. Zia. Sei tu? Va bene, saluta YouTube, zia. No, ma abbiamo sbagliato il numero, che sia di... Zia, saluta YouTube. Attacca, abbiamo sbagliato il numero. Scusate. Ma quella non risponde più, vabbè, questo è un fallimento. Scusate, mia nonna. Ancora. Sto chiamando stavolta un maschio che si viene. Poi le va a scuola. Siamo buona sera. Siamo no, non va. No. Abbiamo in mente di chiamare un ristorante. Vediamo un po'. Ci siamo pizza. Allora, come. Vai, vai. E dove sta? Mancini? Ah, un attimo. Stiamo chiamando l'ottica. Ottica? Leggi qui. E scrivi nonno, dillo ad alta voce anche per... No, aspettate, l'avevo letta. Ok, abbiamo fatto, lo stiamo chiamando ottica. Basta non me la farina, quindi se vi potrebbe interessare. La batteria anche scarica, quindi dobbiamo fare in fretta. Pronto? Pronto? Salve. Salve. Vorremmo un occhiale, si possono anche consegnare a domicilio? No, per fare un occhiale lei deve venire al negozio. Venire prima qui, devo portare la prescrizione e poi dopo possiamo fare tutto. Va bene, salutate YouTube.
Pronto? No, no, non lo devi dire. Fa. Non devi guardare YouTube, se no, no, no. Vedi, quello ci sta spiegando tutto così bene. Non ti mai più. Va bene. No, servizi funebri, no. Vediamo di stare. Ah, Pizzi! servizi funebri, diciamo, è morta la gatta, ci serve. No, dopo. Pizzeria. Feste Vai, private. detta. Un attimo. Vabbè, la pizzeria la possiamo lì. Infatti, 0823 466 2302. Ok. Ristorante pizzeria, servizi per cerimonie, feste private, chiusi mercoledì, pizza a pranzo. Oggi è mercoledì però. Pronto, ma oggi non possono avere pizza. Mettiamo questa, che è napoletana. Ristorante pizzeria, e qua c'è Vai, scritto dici. via vera pizza napoletana. 083 456 527. La massa si chiama, nel Parlo io, 1848, silenzio. antica Zitta, parlo crusca. io. No, parlo pure io. No, No. io. Intanto dobbiamo ordinare la pizza No, 12 perché no, diamo pure voglio il dire una gusto. cosa Tu io, dici silenzio. mia Voglio dire figlia, una cosa tu, io. figlia mia, No, quella. no, 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 ma dico prima io. Zitta, no, no, scusate. Buonasera, sono Francesco. Buonasera, ma cioè, vogliamo venire a mangiare una pizza da voi? Ci potete dire la via, per favore? La strada, il vostro numero è collega, un attimo. Sì. Buonasera, ci potete dire la via dove vi trovate precisamente? Mazzini 55. Sì, più o meno la posizione perché non troviamo. Posizione, siamo dalla parte di Piazza Vanvitelli, 100 metri sulla destra, entrando all'interno di Mazzini. Ah, ok, devo girare mica da qualche parte, no? C'è il parcheggio convenzionato, altrimenti prendete la multa perché c'è la ZTL, abbiamo Mazzini. Ah, ok, la ringraziamo. E nulla, buonasera. Buonasera. E mo questa antica trattoria facciamo pizza a domicilio, però la facciamo io, piccolo zoo. 0823, Aspetta. questa è di casa però, 386 454, poi c'è cellulare qui. Però non di niente pizza a domicilio, perché non sappiamo le vie, niente, Io pare. dico San Nicola numero 60. No, vuole portare da qualche parte, neanche fa. No, il mio telefono questo, no. Di cose intelligenti, no. Il mio telefono si incazza, no. E poi se fanno una cosa è colpa mia, no. Pronta? Siete la pizzeria? Sì? Vorremmo ordinare una pizza a domicilio. Non le facciamo stasera. Ah, va bene, grazie. Prego. Mi dispiace. No, devi dire che non è successo niente. Ah, io mi ho pista di piede, sta tre. Va bene, ragazzi. Servizi funebri. Ultima. Diciamo che è morta la gatta, ci vediamo in generale. Gioielli, qua Parlo io cartografo. perché c'ho un piano in mente diabolico. È morta la gatta. Dico no, è morto il cane. No, la gatta. No, il cane perché la gatta non io voglio fare. È vero perché tu c'hai la gatta. Quindi, non la fai vedere su YouTube. Vabbè, in tempo che troviamo prima Sì, che un ci attimo. fermi. Ok, stiamo chiamando. Agenzia funebre, silenzio. Silenzio, chi Messaggio cavolo parla? gratuito. Siamo sgargianti. Il numero selezionato non è attivo. Se sta c'è. Dai, volevo dire del cimitero degli animali. Vabbè, proviamo con la pasticceria Pieretti. 0823 A te. 30 40 77. 30 Sì. 40 77. Ok. Abbiamo finito per oggi. Sì, dopo questo.
tempo. Pure qui. Sera Pieretti? Sera, vorremmo ordinare dei pasticcini, si possono prendere a domicilio? Per quando? Precisamente non lo sappiamo ancora. Per domani mattina. Allora, chiamate domani mattina e prenotate. Ah, ok. Sì, perché se si fa la consegna, non c'è problema. Basta che chiamate prima mattinata e ci dite l'ora, dove e quanto grande deve essere il vasto di dolci. Sì, okay, grazie. Arrivederla. Perché arrivederla? Ma non ci arrivederci, va bene. Questo video è finito per oggi, lasciate un like, commentate sotto e iscrivetevi al canale. Ah, lo potete trovare sul suo canale e anche sul mio, visto che ci sono anche Chiara Cavoi. Chiara Cavoi, sì. E io sono Mariana KZY. Penso che la conoscete. Va bene ragazzi, noi ci vediamo tra poco con il vlog. Ciao! Ciao! Con il vlog della pizzeria.